minchia, Gloria. È il rilevatore di sorrisi? No, questo qua no. Ciao a tutte patatine e patatine, sono qui oggi con Roby. Ciao, vi ricordate di me? È da tanto che non facevamo un video insieme. Tanti ci continuavano a chiedere, fate un video insieme. Oggi siamo qui per fare un video annuncio illustrativo. Esatto. E siamo qui per parlarvi, da come avete letto dal titolo, del Cosmo Prof. Perché Buzz My Videos ci ha chiesto di filmare, vloggare questa giornata. Noi purtroppo però saremo solo al Cosmo Prof il 23, quindi lunedì 23 marzo. Saremo dalla mattina molto presto. Sì, dalle 9, vabbè, appena apre il Cosmo. Sì, più o meno dalle 10 fino alle 4 e mezza. Sì, esatto, che poi abbiamo il treno, quindi non avremo tanto tempo per girare. Tutte e due non siamo mai andate al Cosmo, però quindi è nuova per me sta cosa. E poi anche per lei, che sarà tipo... Sì, piccola parentesi per chi non mi conosce, io di trucco non ne capisco veramente una mazza, quindi appena Gloria mi ha detto, mi ha chiesto di accompagnarla, perché di solito non avevo mai tempo col lavoro, ho sentito sempre parlare del Cosmo Proof come una roba super mega iper fighissima, quindi diciamo che ho colto l'occasione per poter capire perché, cioè, mi dicono tutti che sia così tanto fico. Esatto. Quindi sono contenta di accompagnarla, anche se di trucco non ci capisco niente. Ti istruirò io. Sì, quindi starò lì così. Ti farò da cicerone. Questo Roby è un pennello. Pennello! Almeno passiamo una giornata diversa dal solito. Ci incontriamo con voi, quindi se sarete al Cosmo Prof lunedì 23 ci abbracciamo. E volevamo inoltre dire che il vlog che filmeremo, quindi saremo, ripeto, beauty reporter della giornata, dovremo filmare un vlog. Io penso che lo filmeremo da quando saliremo sul treno, insomma. Sì. E vi portiamo con noi al Cosmo Prof. E poi questo video verrà caricato non sul mio canale né sul suo, ma proprio sul canale del Cosmo Prof, che vi linko nell'info box tutto quanto. E anche a fine video vi metto la paginona del Cosmo Prof. Poi Roberta ha fatto tipo una pausa sul suo canale. Sì, ecco, volevo spiegare più che altro a tutte quelle che magari mi vedono in questo video e non hanno idea di chi Mitzega sia io. Allora, io sono un'amica di Gloria di vecchia data, diciamo che ci conosciamo dal liceo. Esatto. E non abbiamo più fatto in tempo a fare video insieme perché io in realtà ho un altro tipo di lavoro che mi occupa, diciamo, la giornata principalmente. Quindi sto a Milano delle volte, soprattutto in questo periodo, fino a sera tarda. Quindi diciamo che è impossibile beccare Gloria di notte per riuscire a fare un video. E di giorno lei ha altri impegni differenti dai miei, quindi dovremmo fare dei video tipo con Skype per riuscire a fare un video insieme. Beh, che ti vede. Però diciamo che questa settimana che ce l'ho più libera e lavoro principalmente solo la sera, di giorno riesco a vedere per esempio lei. Infatti sono un paio di mattine che riusciamo a fare colazione insieme. E vabbè, questa piccola parentesi per dirvi che se mi conoscete ora e andrete per caso sul mio canale, io ho messo il mio canale in una pausa, nel senso che l'ultimo video è quello dove dico che io lascio YouTube. Allora, volevo tranquillizzare tutte le mie iscritte che mi hanno scritto una marea di messaggi carinissimi, che non ho detto che lo lascerò definitivamente, infatti ho scritto per un po'. E il motivo, diciamo, principale è che sono in un momento un po' confusionario in cui vedo il canale un po' confusionario come me. E vorrei capire bene dove indirizzarlo, diciamo, quindi vorrei un po' rivoluzionarlo e capire bene cosa ho in testa io. Quindi sarà un momento di pausa momentaneo che passerà, nel senso che poi ho deciso anche di accompagnare lei al Cosmo Proof e di comunque fare la beauty, come si parla, beauty report. Anche se io in realtà di beauty non ci capisco niente, proprio per capire in realtà cosa ci sta dietro tutto questo mondo sconosciuto che io non ne so niente praticamente, perché tratto tutto quello che riguarda magari outfit, anche moda, però più sul mondo legato all'oreficeria, al 3D, che è una cosa totalmente diversa dai trucchi, quindi per me sarà tutta una cosa nuova. E diciamo che ho scelto appunto di accompagnarla per stare un pochino di tempo insieme, visto che non abbiamo mai l'occasione di stare tempo insieme, e in più per vedere questa fiera, questa figa, fighissima. Esatto. Quindi sono riuscita a prendermi un giorno anche da lavoro, ovviamente la sera sarò sempre a scuola a insegnare, però di pomeriggio diciamo che ho rimandato tutti gli impegni proprio per riuscire a venire, sì, ad andare in fiera, e sono mega contenta di andare. Quindi detto questo, niente, ci vediamo lunedì 23. Io posterò delle foto su Instagram per farvi magari capire dove siamo, vicino a qualche stand, insomma, in particolare se ci troviamo, e giusto per abbracciarci, per salutarci. Poi vabbè, sicuramente ci incontreremo insieme altre ragazze in giro, perché magari camminando. Quindi niente, detto questo, speriamo di vedervi al Cosmo Spruz, come lo chiama Andrea, e per adesso vi mandiamo un bacione enorme. A lunedì, ciao patatine e patatini, ciao.